Parolello, anche oggi si è potuto sviluppare un discorso su queste gare. Beh, sai, secondo me allenare i ragazzi giovani non è semplice, li formi, gli dai quel qualcosa in più, cerchi di definire quella che può essere la loro identità dal punto di vista atletico. Allenare dei senior forse tra virgolette è un po' più semplice. E qui l'altra gara successiva, il 2 senza pesi leggeri, eccolo qui, con due barche italiane, una spagnola, con Juan Lucio Fernandez e Sergio Perez, la cieca di Miroslav Vrastil, Giri Kopacz, il Portogallo con Nuno Coelho e Diogo Pinheiro, Vincenzo Serpico e Francesco Schisano per quanto ci riguarda, l'acqua 2. Sì, bella, bella gara questa, affollata da equipaggi stranieri, Spagna, Cecoslovacchia e Portogallo, di sicuro questi ragazzi italiani, soprattutto in acqua 2, Schisano e Serpico, dovranno vedersela con un bel equipaggio della Repubblica Ceca e soprattutto quello spagnolo. L'altra barca italiana con Rosario Aita e Matteo De Falco del Posillipo in acqua 1, ovviamente avete visto intanto la Cecchia in testa con Giri Kopacz, Miroslav Vrastil per la primo intermedio ai 500 metri. Bene l'Italia, bene anche la Spagna, un po' più affannati mi sembrano i due spagnoli, Juan Lucio Fernandez e Sergio Perez, comunque in difficoltà lì in mezzo in acqua 3. Alto il numero di colpi dell'equipaggio italiano, azione più controllata e più potente per la Repubblica Ceca di Kopacz, di sicuro più cavalli per quanto riguarda l'equipaggio ceco, molta più agilità e più velocità per quello che riguarda l'equipaggio di Schisano. Ed ecco qua la Repubblica Ceca, già si vede comunque il questo due senza maschile, siamo tornati chiaramente con gare senior, lo ricordiamo, pesi leggeri, però insomma con gare non più giovanili. Ecco, abbiamo concluso le tre gare junior che abbiamo raccontato con il singolo, questo due senza che già un suo risultato, una sua comunque importanza là. Francesco Schisano e Vincenzo Serpico in acqua 2, Rosario Aita e Matteo De Falco per quanto riguarda l'altra barca italiana in acqua 1. Dietro ho visto un quadruplo femminile che si scaldava, avremo anche i quadrupli prima di chiudere, chiaramente 4 di coppia per essere chiari, dove sarà interessante per l'Italia anche andare a fare le verifiche. Kopacz, Vrastil, Perez e Fernandez, Schisano, Serpico per il terzo posto in una gara dove veramente ci si va a confrontare con la Cechia soprattutto, ma anche con la Spagna a livello internazionale. E questo due senza PL, pesi leggeri. Discreto il passaggio in 3.18 per la Repubblica Ceca, che stanno conducendo la regata dal primo colpo. Si sono distesi in questo momento, azione più lunga, azione più pulita per la Repubblica Ceca, la Spagna a seguire, azione molto più frenetica per gli azzurri che adesso sono in terza posizione. Ecco, a questo punto della stagione, no? E ha un siamo ormai possiamo dire 2 mesi e mezzo dell'Olimpiade, più o meno 3 mesi e mezzo, quanto si è avanti con la preparazione, a che punto si è, quanto si è preparati si qua? Beh, sai, in questa fase della stagione si inizia a fare dei primi lavori su di colpi, come diceva appunto prima Miani, inizia a fare qualche ripetuta a passo di gara, non sei assolutamente al 100% della forma, non sei assolutamente, sei molto lontano ancora da questa forma, hai appena fatto un paio di gare, sei nelle gambe, non hai assolutamente quella che è la velocità di gara, quindi
di fatto, hai bisogno di alcune ancora gare per poter sentire veramente quella che è la fatica dei 36, dei 38 colpi, quindi hai bisogno ancora di qualche tempo, a mio avviso ancora un mese, per poter riuscire ad entrare nel pieno della preparazione. Quindi adesso si lascia da parte il lavoro di fondo per far spazio a qualche ripetuta, a qualche lavoro su di colpi, ecco. Fase iniziale. Certo. Diciamo, iniziale. No, iniziale non proprio, sì, no. Diciamo iniziale per quanto già riguarda la frequenza dei colpi. Però di sicuro sei nel pieno della preparazione, ecco. Intanto piove adesso in maniera copiosa, la prima volta che comincia a piovere forte, è sempre stata un po' di pioggerellina, certamente c'era molto coperto, ora la pioggia invece è battente qui al lago di Piediluco per questa parte finale ormai del meeting da Loggia, prima giornata, domani ricordiamo altra giornata di gare sempre dalla stessa ora, 9.15 su Rai Sport 1, e poi da lunedì amplia tutta la sua programmazione con news, contenitori, ci sarà una grande novità, nuovi studi, nuova grafica, insomma il canale che vi racconterà anche lo sport a livello di news, di notizie, con un flusso continuo, con diversi telegiornali, molto TG, flash, quelli praticamente ogni mezz'ora, e poi invece i TG lunghi, anche di un'ora, 19.20, poi la mattina tutto il contenitore con la rassegna stampa da lunedì su Rai Sport 1. Kovač Vrastil a seguire Perez Fernandez e ce la fanno Schisano e Serpica a tenersi il terzo posto, che ha rischiato nella parte finale, un terzo posto che hanno avuto per tutta la gara, hanno rischiato di perderlo proprio per beneficio del Portogallo di Nuno Coelho e Diogo Pinheiro. Sì, bella l'azione della Repubblica Ceca, bello questo equipaggio, riuscito a condurre la gara dall'inizio alla fine, mettendo la prua in maniera importante davanti a quella della Spagna e dell'Italia. Tra poco il doppio pesi leggeri donne invece. Poi avremo due quadrupli doppio maschile a seguire, poi due quattro di coppia maschile e femminile per chiudere. Vediamo in queste immagini la spinta di gambe, posizione del busto abbastanza eretta per l'equipaggio ceco.